manuale di storia di cinema nasce all'interno del concorso Torino Factor, in cui appunto la richiesta era raccontare in 3 minuti la città di Torino. A noi è sembrato interessante il fatto di provare a raccontare Torino attraverso le sue sale cinematografiche, perché è una città che si presta molto a questa, anzi forse è una di quelle che, in cui questo è più possibile farlo. Quindi appunto è nato questo piccolo corto in cui raccontiamo 100 anni di storia delle sale di Torino in modo assolutamente compresso e appunto molto stretto. Sentivamo la necessità di avere un po' più di spazio, quindi siamo contenti che appunto il corto sia passato in selezione, ci abbiamo dato questi 20 minuti in cui il racconto è un po' più ampio, si può un po' più andare nello specifico, raccontare alcune parti più interessanti appunto di questa lunga storia. Poi in realtà anche i 20 minuti comunque fanno sentire quanto altro ci sia da raccontare, perché è una storia molto ricca, molto affascinante, che va molto indietro nel tempo, soprattutto che è stata molto poco raccontata, che era anche uno degli interessi che avevamo nel fare questo lavoro. Ci sono un paio di testi che parlano delle sale cinematografiche di Torino, nessuno l'ha mai fatto al cinema, quindi le due cose diciamo si incontrano. Poi tutto nasce anche appunto proprio da una passione per la visione dei film in sala, nel senso che cerchiamo sempre di vedere i film in sala, non siamo degli appassionati della visione casalinga, quindi tutte le volte che si può si va al cinema, perché per noi quello è il cinema. Storicamente la maggior parte dei cinema erano in centro, quindi soprattutto magari la zona di via Roma, così, quindi principalmente ci siamo mossi in centro con qualche piccola punta in altre zone, perché ovviamente dovevamo inseguire la dislocazione dei vari cinema, però appunto la cosa interessante è stata esplorare un po' tutto il centro, vedere quanto fossero vicini e vedere che idea di centro cittadino ci fosse un tempo attorno ai cinema, quanto servissero ad animare la città e quanto la rendessero viva in modi diversi, perché appunto c'erano cinema adatti alle grandi serate, c'erano cinema più di ricerca, poi nelle varie epoche, no? Quindi questa cosa qui diciamo che è stato uno spunto di riflessione per la parte meno tecnologica e più sociale del documentario, per capire appunto in che modo un cinema influisce a livello sociale in un ambiente, e questo è importante anche riguardo alle periferie, quindi l'assenza di cinema nelle periferie fa riflettere appunto sul valore aggregante che ha la sala cinematografica. Questo cortometraggio nasceva da un'idea che avevamo già prima. Siamo arrivati a Torino Factory, cioè è stato una grande coincidenza il fatto di avere a disposizione da Factory dei mezzi e degli aiuti per realizzare qualcosa che era già un po' tra le nostre idee, tra i vari progetti che ci piacerebbe realizzare. Quindi in questo assolutamente Marco Duretti è stato molto, molto utile, ci ha dato un sacco di consigli. Sulla parte diciamo tecnica eravamo abbastanza avanti, cioè ci siamo presentati con una sceneggiatura anche appunto più ampia di quella che verrà presentata al Torino Film Festival, infatti abbiamo già girato molto di più, quindi diciamo che forse un caso particolare il nostro lavoro rispetto ad altri, perché più che essere quello da 3 minuti ingrandito sono delle versioni piccole di qualcosa che è già stato pensato per essere un po' più grande. Però sì, comunque è stato molto utile sia Marco che Paolo Rapalino, ci hanno dato dei bei consigli, ci hanno aiutato soprattutto sul montaggio, su delle lavorazioni, appunto, dei perfezionamenti. Sì, poi diciamo che essendo un documentario risponde a una serie di regole un po' diverse rispetto a un corto, perché magari si scrive anche un po' in divenire, no? Facendo le interviste abbiamo anche un po' capito in quale direzione andare, quindi era difficile capirlo subito, appena iniziato il progetto. Pian pianino abbiamo capito le direzioni in cui andare e appunto magari ci siamo scambiati dei consigli su questo. Sì, anche perché il nostro tutor è un documentarista, quindi insomma ci è stata assegnata la persona giusta. Ci piacerebbe sicuramente anche in occasione di Torino Città del Cinema 2020 appunto diciamo consegnare alla città un omaggio
alla storia dei suoi cinema e alla socialità che c'è sempre stata in questa città attorno al cinema, quindi sicuramente sì. Abbiamo appunto già girato e già pronto molto più di quei 20 minuti, c'è da aggiungerci qualcosina, però insomma sì, diciamo che sì, ci siamo quasi, ci stiamo lavorando. Il Torino Film Festival è sempre uno dei festival più interessanti a livello cinefilo, perché è un festival in cui ci sono veramente tanti film che rischieresti di non vedere. Quindi non so, io sono sempre un fan delle retrospettive, appunto, mi ricordo sempre quella che devo ricordarla. Uno dei momenti più belli è stata la retrospettiva sugli autori della New Hollywood. Quindi quando c'è questa parte qui nel festival è sempre molto bello andarci. Quest'anno ci sono anche delle cose interessanti coeve, tipo appunto ci sono tutti i nostri colleghi del Facto, c'è Milad che conosciamo per il Dams, c'è l'occasione appunto di vedere dei così. Beh, c'è stato Carlo Verdone e tutte le sue introduzioni in realtà sono state molto interessanti, infine, perché è un uomo che trasuda la passione verso il cinema, quindi magari è un po' meno accademico di alcuni magari guest director degli anni scorsi, però è molto interessante sentirlo, no? Quindi no, mi sembra anche quest'anno che sia stato molto interessante. Forse per deformazione così personale l'horror mi interessa meno rispetto ad altre retrospettive, però riesce anche nel proporre una retrospettiva di nicchia a essere trasversale, a essere particolare. E poi comunque è sempre molto bello il fatto che, come dicevano dei nostri intervistati, il Torino Film Festival è uno dei pochi festival di cinema urbani, quindi è bello che non sia in una location a parte, è bello che sia in mezzo alla città, che uno si imbatta nelle code. Quindi da questo punto di vista il festival è come se fosse un grande cinema, ricollegandoci al nostro documentario, per cui è proprio un evento che sviluppa una grande socialità, no? Capita proprio di, anche se vai da solo, riesci a chiacchierare con tutti, perché proprio, e questo secondo me dimostra la bellezza proprio dell'andare in sala, no? Il fatto di incontrarsi, avere uno scambio, così conoscersi parlando del film, come un'enorme sala che è posizionata in mezzo a Torino. Ma anche il fatto che abbia meno red carpet rispetto ad altri festival, però abbia comunque degli interventi sempre molto interessanti. Abbiamo sentito sia Meraghetti che Bordo e Thompson, e sono due pezzi grossi della critica cinematografica, quindi interessantissimi. Siamo compagni di Darms, il nostro terzo membro anche è più un compagno di Palazzo Nuovo, nel senso che forse è la cosa più importante, cioè Palazzo Nuovo come luogo. Ma il mondo. Sì, cioè, come luogo aggregante. E quindi la conoscenza è venuta per vicinanza fisica. Poi specialmente io e lui andavamo molto spesso al cinema, come condivisione di gusti, per cui il rapporto si è cementato andando film dopo film, discussione dopo discussione, post film, amaro dopo amaro, per cui diciamo, il rapporto è nato così. E poi appunto noi facciamo anche i filmmaker, per cui capita di collaborare, sia anche su capitato di iniziare facendo, magari ci proponevano un videoclip, ci chiedevano così, oppure avevamo voglia di fare dei corti e ci siamo organizzati per farli. Quindi sostanzialmente il rapporto si è definito lavorando a opera dopo opera. E in genere la collaborazione, cioè se decidiamo di far partire un progetto, dipende dal progetto, per cui è sempre molto sull'idea, no? Cioè, infatti diciamo che
non partiva, questo progetto qui nello specifico non partiva dalla voglia di per sé di fare un documentario, ma dalla voglia di raccontare questa storia qui. Quindi è una storia che ci ha convinti tutti quanti, e allora ci siamo imbarcati nel farla. Abbiamo cercato di capire quale fosse la forma migliore, scrivendo, facendo ricerche, così parlandone. Quindi in genere è sempre una costruzione che si allarga attorno a un'idea principale, anche sugli altri corti. Sì, diciamo che poi al momento questa collaborazione, che è stata un po' più vaga per un certo periodo, ha preso proprio una forma di una casa di produzione che è Fuori Campo Film, che è l'etichetta con cui firmiamo tutti i lavori degli ultimi anni.